Vada Dodds di nuovo. Si accentra, riesce a saltare Pantani. Dodds col sinistro e trova un gol fantastico che porta in vantaggio Pomigliano. È forse questo il gol da Serie A? Di certo per bellezza lo è. Fantastico sinistro, l'unica volta in cui è riuscito a saltare Pantani. Ha trovato un sinistro che davvero non ha dato scampo a Francesca Zacchi. Che gol, 1-0 Pomigliano. Lo poteva fare in maniera migliore. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento Benvenuta a Serie A. Io sono Sabrina Del Fico e questa sera sono in compagnia di due eccezionali ospiti. Abbiamo il presidente del Pomigliano Calcio, Raffaele Pipola, e la centrocampista del Pomigliano Calcio femminile, Giulia Ferrandi. Abbiamo iniziato vedendo un filmato che ci mostra il passaggio del Pomigliano Calcio dalla Serie B alla Serie A, con ben 3 giornate di anticipo. Una stagione particolarmente fortunata per il Pomigliano, che vede 15 vittorie, 3 pareggi e soltanto 5 sconfitte. L'1-0 in trasferta al Pontedera ha liberato ovviamente la festa. Allora, presidente, iniziamo da lei. Il calcio femminile sta avendo un ruolo sempre più importante. Penso per esempio ai recenti campionati del mondo di calcio femminile. Che emozione è stata questa vittoria e questo passaggio così importante? Ricordiamo che questa stagione il Pomigliano è passato dalla Serie C alla Serie B, quindi quest'anno ancora questo passaggio. Sì, questo è il secondo anno che facciamo calcio femminile, perché noi veniamo da una lunga storia di calcio maschile, poi 3 anni fa abbiamo deciso di dedicarci al calcio femminile. La decisione è stata presa proprio perché ai mondiali c'è stata una grande evoluzione di questo calcio femminile, e per cui forse abbiamo avuto l'intuito, dico forse perché poi vale i risultati e il campo, quello che uno ha dimostrato in questi 2 anni. Abbiamo dominato il campionato di Serie C, dico non dominato, ma portato avanti un campionato di Serie B molto molto duro e molto molto tecnico oggi rispetto al passato, e ad oggi abbiamo ottenuto la qualificazione diretta in Serie A. Sì. Diciamo che infatti per chi ha seguito le partite che insomma hanno preceduto questa della vittoria, le squadre sono state piuttosto agguerrite tutte quante, insomma ci sono stati degli avversari molto tosti, diciamo, da abbattere. Sì, come dicevo prima, quest'anno, un poco dall'anno scorso, però quest'anno è stato un fatto eccezionale, aggredire questo mondo femminile, che si è incominciata ad attrezzarsi tutte le società, dagli staff completi più che professionali dei maschi, sì, partendo da là e insegnando e dando alle ragazze che hanno questa passione per giocare, che dico purtroppo al sud ancora molto poco, e al nord che c'è questa grande diffusione già da più di 20 anni, quasi 30 anni. Sì, infatti diciamo che è un mondo che per molti è sconosciuto o comunque poco conosciuto, perché si sente ancora forte la pressione del calcio maschile. Lei che è presidente sia del Pomigliano Calcio Maschile che del femminile, come diciamo gestisce le due situazioni ovviamente? Questa è una bella domanda ed è anche un poco difficile rispondere, perché gestire queste due situazioni in un territorio diciamo come un deserto, gestire maschile e poi il femminile, è molto difficile, perché le due cose non si sposano tanto bene. E però io ho sempre creduto che le due cose sono insieme e che il calcio è uguale per tutti, il calcio è un solo sport, è uguale per tutti. C'è questa differenza che tutto sommato, voglio dire, il calcio maschile è maschio e il calcio femminile è donna, e c'è questa differenza tra il maschio e la donna,
Sì, che magari in altri sport non vediamo, non come vediamo, per esempio pallavolo, non lo so, o pallanuoto, altri sport di squadra, non c'è questa demarcazione così forte fra il maschile e il femminile. Sì, questo è vero, diciamo che questo sta nascendo, però io credo che su questo, siccome il nostro campionato, diciamo, noi siamo l'unica squadra da Roma fino alla Sicilia a fare questo campionato, per cui tutte le trasferte sono state tutte a nord Italia, molto molto a nord Italia, e abbiamo potuto vedere e capire molto. Al nord non è così come la vediamo qua, al nord diciamo è quasi normale il calcio femminile, sì, è quasi diventato normale come il maschile. Infatti, se posso fare una domanda a te, tu Giulia non sei di Pomigliano, non sei del sud, giusto? Assolutamente, sono stata diciamo adottata quest'anno e ringrazio il presidente che mi ha voluto qui quest'anno. Per me è stata una bellissima occasione dopo gli anni non poco brillanti che ho passato, però sono Infatti, felicissima. Ricordiamo che tu hai una brillante carriera, iniziata nel 2007, e oltre a militare insomma in squadre italiane sei stata anche negli Stati Uniti, nel Regno Unito, quindi insomma hai fatto anche una carriera importante all'estero. Quindi cosa ti ha spinto a venire qui al Pomigliano, insomma, tra l'altro una squadra quando sei entrata di Serie B, perché insomma ricordiamolo. Ma guarda, ci sono delle cose che senti a pelle, e ho deciso di credere nel progetto della storia di questa società, e ovviamente poi arrivare qua è stato tutto semplice, dalle ragazze alla società che ci hanno messo in condizione di poter fare un campionato veramente ad altissimi livelli come delle professioniste. Sì, quindi voglio dire, il rapporto che tu hai avuto con le tue colleghe, con le compagne, com'è stato? Ma non mi nascondo dietro un dito, se ne stava parlando anche con le altre ragazze in settimana. È stato bello vedere loro che ci hanno accolto sin da subito, senza magari nessun timore di quelle che magari avevano più esperienza o magari più anni in Serie A, ma siamo da subito diventato un gruppo unito, e per assurdo nelle sconfitte ci siamo unite ancora di più. Sì, e diciamo che questo dovrebbe essere il valore anche dello sport, no? Quello di unire, fare squadra proprio per affrontare gli avversari poi più temibili. Ma in generale a te cosa ha spinto verso il mondo del calcio, diciamo, al di là della maglia che tu hai portato? Ma guarda, ero piccolissima, nel senso avevo 4 anni e facevo karate con mio padre e mia sorella, e così per scherzare prima di ogni allenamento i miei compagni giocavano a pallone. Io mi ricordo questa palla che viene verso di me, la calcio, va in porta e segno. Un ragazzo ha visto la scena e allora mi ha preso in braccio e ha iniziato a esultare, e da lì ho capito che doveva essere il mio sport. E hai cambiato sport, sì. Quindi decisamente. Tornando a lei, presidente, oltre ad alcuni insomma nuovi elementi della squadra, in questa ultima stagione abbiamo visto anche un cambio nella figura dell'allenatore, che è subentrata infatti Manuela Tesse come allenatrice. Come è stata questa scelta, questa decisione? Come si è inserita? Più che altro non è che è stata una decisione così. Questo viene da lontano, perché devo ringraziare, oggi che mi trovo pubblicamente, lo faccio senza problemi, ringrazio la famiglia Esposito, ringrazio tutti quelli che stavano intorno ad Esposito, perché un progetto del calcio femminile è nato insieme a loro. Abbiamo portato il campionato di Serie C avanti, una metà della Serie B, però forse qualcuno mi ha guidato nel dire e nel cercare la persona che dava qualcosa che mancava all'interno della squadra, qualcosa che facesse capire alle ragazze, alle calciatrici, il modo di stare insieme, e il modo, una persona che dialogava con le ragazze, e risolvere i problemi a qualche ragazza significava, questo è quello che ho capito io, significava più di un premio, e questo non c'era. Per cui il campionato era duro, stava incominciando ad essere un poco pesante la cosa,
E forse qualcuno mi ha guidato ad andare a scegliere questa persona e portarla a Pomigliano. Sì, diciamo questo, che poi diciamo, la scelta si è rivelata abbastanza fortunata. Abbastanza giusta e fortunata. Sì, parlando appunto delle ragazze, delle giocatrici, sappiamo che lei le ha seguite sempre in trasferta, diciamo diventando una figura più che un presidente, una sorta di figura di riferimento. Sì, è vero, questo? Sì, non è, è verissimo perché dall'anno scorso che abbiamo fatto la Serie C, io con loro mi sento di essere un padre, loro per me sono tutte come se fossero delle figlie, perché per me non esiste un progetto per fare business, per me è sempre esistito un progetto di passione che prima era nel maschile, oggi non è che non è del maschile, è anche del maschile, però vicino al maschile si è messo il femminile, che potrebbe diventare un problema portarli insieme avanti, però oh raga, stiamo parlando della Serie A. E infatti, no, a questo proposito abbiamo insomma sentito che lei ha avuto delle proposte, insomma ha avuto contatti con il presidente del Napoli, De Laurentiis. È vero questo? Ci può dire qualcosa in più? Eventualmente... È vero in parte. Noi abbiamo rapporti con il Napoli, con l'AD da vari anni. Rapporti commerciali e tante altre cose. Ci siamo sentiti 4-5 mesi fa, c'è stata una mezza discussione, non una discussione ma una chiacchiera più che altro, che loro hanno individuato in noi persone capaci di guidare il loro settore giovanile, e su questo poi abbiamo detto vabbè, finiamo il campionato e poi ne parliamo. Ad oggi la cosa sta ancora così. Quindi ancora non è deciso nulla, diciamo. Venendo a te, Giulia, allora, in un'intervista di qualche mese fa tu ti sei detta contenta di aver fatto la scelta di venire a Pomigliano e di volerti toglierti delle soddisfazioni con la maglia del Pomigliano. Ti aspettavi questo risultato così, diciamo, velocemente? Da un passaggio, diciamo, dalla C alla B in una stagione e ora in un passaggio in Serie A, diciamo. Ma guarda, dal primo momento che sono arrivata qua, gli obiettivi sicuramente erano molto alti. Tante volte abbiamo parlato di salvezza anche un po' per scaramanzia, ma con il gruppo che il presidente Pippo e il direttore Biagio Seno hanno creato, sin da subito volevamo puntare a far del male a quelle grandi e quelle squadre allestite che hanno dichiarato sin da subito di vincere il campionato. Giorno dopo giorno ci siamo accorte veramente che questa squadra poteva fare qualcosa di importante, e le prime vittorie, poi la vittoria di Brescia che era a finire dell'andata, ci hanno dato quella consapevolezza di essere una delle squadre possibili vincitrici del titolo. E lo stiamo dimostrando, ancora non è finita e non vogliamo lasciare punti alle squadre che si devono salvare. Esatto. No, diciamo anche che è stato un percorso duro, diciamo arduo, però comunque la vostra convinzione è stata una profezia che si è autoavverata alla fine, convincendovi di potercela fare alla fine, insomma. Ma guarda, non è mai facile affrontare una stagione lontano da casa, cioè parlo personalmente, ma anche per le ragazze che comunque non sono di Napoli o di Pomigliano. Quindi veramente sembra banale dirlo, ma il gruppo, l'essere, lottare l'una per l'altra ci ha veramente unito, e se mi guardo indietro sembra quasi un anno che siamo tutte insieme, ma alla fine è volato e la soddisfazione più grande sarà di vedere quell'uno a fianco a Pomigliano a fine stagione. Diciamo poi un anno abbastanza difficile, quello del Covid, senza pubblico negli stadi, no? Penso che abbia fatto anche questo la differenza. Ma sì, non sentire l'affetto e il calore dei tifosi. Da sempre sappiamo che il tifo di Napoli e del Sud è molto, molto caloroso e poteva darci una mano quest'anno. Abbiamo un po' assaporato all'inizio, quando ancora si poteva avere qualcuno allo stadio, ovviamente con le dovute norme e cautele,
Però veramente siamo partite, abbiamo giocato anche con quella consapevolezza che eravamo fortunate, fortunate di poter fare uno sport che in futuro speriamo di fare come lavoro e unite da un grande obiettivo. Sì, quindi insomma comunque c'è stato un rovescio della medaglia, comunque questo sport è quello che vi ha tenuto in attività in quest'anno, penso a tante per esempio attività sportive che non si sono potute svolgere in questa stagione, insomma in questo anno a causa della pandemia. No, no, certo, come dicevo prima, la fortuna di poterlo fare senza intoppi alla fine, a parte qualche magari partita che abbiamo rinviato per alcune squadre che l'hanno avuto, anche noi qualche caso, poi alla fine siamo ripartite alla grande. E ce l'avete fatta. Ah sì. Vediamo un attimo un video con le immagini e i gol più belli di questa stagione. Eccoci qua. Allora, Presidente, torniamo a lei. Diciamo, possiamo dire che con questa squadra del Pomigliano ci sia un rapporto, diciamo, particolarmente affettivo, legato anche a una sua situazione, diciamo, personale, familiare, prima che calcistica e sportiva? Sì, c'è questa cosa, è forse la conduttrice di questo, voglio dire, percorso. Ed è un fatto che a Pomigliano si sa, io sono stato colpito da un qualcosa che è la più grave cosa che può esistere per una persona. Ho perso mia figlia e prima di perderla è stato il primo anno che abbiamo fatto la Serie C, dove lei collaborava con me un po' su tutto e anche nel lavoro. E lei era d'accordo con me di iniziare e dare vita a questo progetto, che per lei era affascinante, il calcio femminile. Poi è venuto un periodo triste, poi ci ha lasciato e io mi sono dedicato tutto a questa cosa qua. Quindi ovviamente non può abbandonare questo progetto, diciamo almeno non No, legato completamente. anche al fatto che si dicono tante cose che poi difficilmente si avvereranno. Il fatto Vabbè. di magari cambiare nome, sì, la questione, il problema del grande affare commerciale, il business e tutto quello che Si parlava vogliamo, anche di però una su riorganizzazione. questa cosa credo che bisogna andare un poco piano. Sì. Per quanto riguarda invece il rafforzamento del settore giovanile, ci può dire qualcosa insomma. Il settore giovanile è stato per quest'anno quasi sempre fermo, perché la pandemia ce l'ha sempre fermato. Noi l'abbiamo fatto l'anno scorso, all'inizio del campionato, e stavamo ottenendo dei buoni successi. Avevamo la primavera che era abbastanza buona e poi facevamo scuola calcio, avevamo raggiunto nel giro di un paio di mesi una
quarantina di bambine, quasi 50, e che poi la pandemia ci ha fermato, e per cui abbiamo dovuto fermare questo settore e mo ci stiamo riperdendo, perché da pochi giorni che si può iniziare questa attività dei settori, sì, dei settori giovanili, e abbiamo iniziato da pochi giorni. Diciamo però che il fatto che ci siano 40-50 bambine iscritte è comunque un segnale che insomma i tempi sono un po' cambiati rispetto a pochi anni fa. È vero, sì, che non raggiungiamo i livelli del Nord Italia, però comunque c'è un interesse, sì, sì, verso questa disciplina. C'è un interesse, disciplina, non solo interesse, il cuore dello sport non è che lo dico io, ma sono i settori giovanili. In qualsiasi attività sportiva che si fa, se non ci stanno i settori giovanili che crescono, non c'è ricambio. Questo è un fatto dato per scontato, per cui voglio dire, si lavora su quello e per quello, e per far sì che i settori giovanili crescano e che un domani, come per andare a prendere una calciatrice importante come è Giulia Ferrandi, voglio dire, la dobbiamo formare qua, crescere qua e evitare di andarla a prendere al nord. Sì, infatti. Quindi diciamo le calciatrici del futuro, almeno insomma del Pomiano, si spera che magari siano... O una buona parte, diciamo. O una buona parte, certo. Che comunque è bello l'interscambio, insomma, è bello anche importare talenti. Sì, ma su questo, proprio questo volevo dire, che c'è nel mio progetto il passato, si vede e si sa, ma nel futuro il mio progetto, il mio obiettivo è portare questa società del calcio femminile a un consolidamento della struttura calcistica sul territorio, non andare in Serie A e poi magari un anno e poi cadere un'altra volta. E io già sto pensando e incominciando a lavorare per cercare di fare un gruppo che ci consolida in questo ambiente che è la massima serie del calcio, sì, la Serie A, e diventare una realtà non solo campana, ma del sud, che possa essere di riferimento e anche di ispirazione di tutti i ragazze, sì, di tutte le ragazze, e crescere questi settori giovanili, queste ragazze, per fare future calciatrici per tutto il sud. Sì. Parlando di futuro, tornando a te, quali sono i tuoi progetti, diciamo, nel breve e nel lungo termine? Tu come ti vedi? Pensi di rimanere? Forse non si può dire se pensi di rimanere nella prossima stagione. No, questo sicuramente spetterà al presidente deciderlo. Confermata. Ok. Però nell'immediato assolutamente la vittoria del campionato, la promozione ormai l'abbiamo ottenuta, quindi a breve termine sicuramente arrivare prime, perché ce lo meritiamo. Dopo tutto questo tempo lassù, sempre prime, sarebbe veramente una grande sconfitta per tutte noi, anche per la società. E quindi stiamo lavorando senza sosta finché non arriverà l'ufficialità. Beh, bene, no, è giusto che, insomma, fatto un obiettivo si passi subito al successivo, è meglio non crogiolarsi troppo, altrimenti poi, come ha detto anche il presidente, si rischia poi di retrocedere e non è... No, quello si guarda giorno per giorno e si costruisce mattoncino dopo mattoncino quello che poi può essere il futuro, che sia Pomigliano, che sia da un'altra parte. Ovviamente ogni calciatrice prenderà la decisione giusta, conquistare una Serie A e non giocarla sarebbe da folle, ovviamente, però insomma ognuno poi sarà libero di prendere la propria decisione, ma con consapevolezza di aver dato tutto. Va bene, grazie. Tornando un attimo a lei, volevo parlare un momento della squadra maschile, che diciamo non è stata brillante, non è brillante in diciamo fa un po' preoccupare. Ci può promettere che dietro lo slancio della squadra femminile, diciamo, anche
gli uomini, la squadra maschile seguirà un po'. Vabbè, promessa, voglio dire, non è la, voglio dire, la parola giusta, promessa. Io posso solo dire che il calcio maschile non l'abbandonerò, questo è di sicuro. I miei impegni per i maschi è molto più alto delle donne, è molto molto più alto, sia a livello economico sia a livello effettivo. Però c'è questo però, che sono 2 anni che non riesco a capire come mai non riusciamo a portare il progetto più in alto. Per cui l'impegno è, come dire, non dico, basta dire faccio l'impegno e poi dopo andiamo avanti. Quello che dico è che oggi ci stanno le condizioni sul territorio, non solo del calcio femminile, perché abbiamo conquistato la Serie A, no, ma ci stanno le condizioni per fare calcio a certi livelli. Perché partiamo da progetti importanti, da progetti seri nella costruzione delle infrastrutture, per, senza le infrastrutture nessun progetto ha fondamento, perché sono le fondamenti di tutti i tipi di progetto. Per cui noi insieme a questo pensiamo di avere infrastrutture che ci consentono di fare calcio femminile e calcio maschile a livello professionistico. Se il territorio ci consente di fare queste cose, allora per me non è una promessa, ma è una realtà. Sì, anche la squadra maschile ha visto un cambio di allenatore molto, molto recente, quindi insomma si stanno gettando delle premesse. Vabbè, il cambio di allenatore è un fatto che a inizio campionato si parte, si dice una cosa, poi succedono delle altre. Con questo allenatore la squadra non andava e sono stato costretto a cambiarla. Poi vediamo, anche perché questo non è un campionato, questo è un torneo, un piccolo torneo, che io ho messo una buona squadra in mezzo al campo. Ci ho dato una buona squadra in mano a questo tecnico, che comunque è bravino, voglio dire, non è che, però non funzionava in mano. Diciamo che qualcosa dovevo cambiare. Come fai oramai, chiuso il mercato e poi un campionato, chiamiamolo campionato, un torneo che dura 2 mesi, dopo un mese chiuso tutti, voglio dire, senza mercato più, che fai? Cambi la squadra? Come fai a cambiarlo? Per cui devi dare un qualcosa per cercare di smuovere e cercare di fare i risultati, e alla meglio cerchiamo di andare nei playoff se ci riusciamo. Poi sui playoff saranno partite secche e ce la giochiamo partita per partita. Sì, sì. Vabbè, in bocca al lupo comunque. Per le partite che verranno. No. Ancora una domanda sul Covid. Abbiamo parlato con Giulia dell'assenza di pubblico e dell'assenza del calore, del supporto dei tifosi, però diciamo che il Covid economicamente ha inciso sui bilanci, no? delle società di calcio. Qualche previsione per il futuro si può già iniziare a fare? Sono mesi ancora un po' incerti, ora stiamo iniziando un po' a riaprire. No. Previsioni sul futuro sono secondo me azzardatissime, non conviene, non ne vale neanche la pena farle, perché poi io sono convinto che a settembre si aprirà tutto, o perlomeno si aprirà in parte con una certa percentuale, perché così non si può vivere, dai, qua basta che i vaccini continuino a farsi. Si raggiunge ad agosto un certo numero di vaccini, una certa percentuale di vaccini, e diciamo che il problema può essere quasi risolto. Sì, diciamo che se i prossimi mesi andranno come previsto, ma del resto poi non è più pensabile
continuare ad avere gli stadi chiusi, le palestre chiuse, cioè tutto il mondo dello sport in generale. E non solo dello sport, un po' sì. Tutto. Il mondo dello spettacolo, gli esercizi commerciali. Il mondo dello spettacolo è stato proprio completamente, diciamo, quasi distrutto. Perché conosco parecchie persone che hanno sempre vissuto nel mondo dello spettacolo. Oggi stanno in crisi, molto molto in crisi, per cui speriamo che questa cosa nel giro di un paio di mesi incomincia a smuoversi, sì. E a dare il via un po' a tutto. Lo speriamo tutti. Io volevo ringraziare entrambi di aver partecipato a questa chiacchierata e ovviamente fare ancora i complimenti alle calciatrici. Grazie. Estendere ovviamente a tutta la squadra e a tutto anche il team tecnico che c'è dietro la squadra. E grazie per la partecipazione a questa intervista. Noi come TG vi seguiamo assiduamente, abbiamo seguito tutte le vostre partite, le abbiamo raccontate per quanto possibile nel TG serale che comunque va in onda tutte le sere. E prima di salutarvi vi lascio innanzitutto con l'intervista che è stata girata oggi allo stadio del Pomigliano all'allenatrice Manuela Tesse e al capitano della squadra, e vi ricordo per il pubblico che ci segue che venerdì ci sarà un nuovo appuntamento, parleremo di cyber security e anticorruzione con il senatore Francesco Urraro e con il General Counsel di Avio, l'avvocato Giorgio Martellino. Grazie a tutti e buona serata. Buonasera. Allora, buonasera, siamo con il mister del Pomigliano Calcio che ha appena avuto la Serie A, Manuela Tesse. Ciao Manuela, innanzitutto complimenti per questo splendido risultato che è un orgoglio per tutta la città di Pomigliano d'Arco. Ciao a tutti e grazie mille per questo invito. Allora mister, io innanzitutto ti dico, tu sei stata una grandissima calciatrice, hai fatto tantissime, tantissime partite anche con la nazionale, quasi 100 se non vado errato. Sì. Vieni da Sassari, sì. Giusto. Allora innanzitutto come ti sei integrata in questa città, perché tra l'altro tu sei subentrata, no? In sì. Corso d'opera, ed anzi da quel momento poi c'è stato l'esplodere della nostra squadra. Guarda, come ti sei trovata qua a Pomigliano innanzitutto? Sono trovata benissimo, mi è capitato anche di parlarne con i miei compaesani sardi, devo dire che questo paese, tutta la popolazione incarna quelli che sono i valori di noi sardi, quindi l'ospitalità, il valore della famiglia. Quindi non potevo che trovarmi bene. Poi allenarsi col sole penso che sia la cosa più bella, e ho scelto Pomigliano, proprio il polo industriale del sud, proprio per questo. Senti mister, io al di là della parte tecnica, perché evidentemente i risultati dicono già il grande successo che hai avuto, però io parlandone anche con il presidente ho saputo che diciamo tu sei riuscita ad entrare nella psicologia di tante atlete facendole praticamente rivoluzionare, no? nel loro proprio approccio alla partita, ma anche proprio al gioco, e quindi i risultati sono avvenuti. Che cosa, cioè, oltre ad essere mise quinta tecnicamente ineccepibile, ma bisogna essere anche molto psicologi, molto... Sì, diciamo che noi donne siamo differenti da voi uomini, quindi bisognava trovare la giusta chiave per entrare nelle loro teste, per cercare di fare capire che avevano fatto bene fino al momento in cui sono arrivata, ma sicuramente si poteva far meglio, e loro sono riuscite a far meglio applicandosi e mettendoci tutta la loro determinazione e soprattutto la loro bravura, quindi la consapevolezza di essere forti, forse è questo in cui ho inciso. E per quanto riguarda invece i prossimi obiettivi, noi sappiamo sicuramente che tu l'anno prossimo sarai ancora tra noi, questo evidentemente è una cosa per noi importante, però ecco, quando si arriva poi a delle soglie di insomma importanti come quella del campionato di Serie A, dove ci saranno, insomma, noi incontreremo la Juve, l'Inter, insomma, solo a dirlo è una favola, no? Ecco, però che cosa pensi con questo gruppo, con il gruppo che magari poi si farà anche, probabilmente si attrezzerà meglio per la Serie A, dove pensi di portare questa squadra? Io so che tu sei molto decisa e determinata, il presidente mi ha raccontato un episodio di appena quando sei arrivata che racconteremo poi stasera in trasmissione, però ecco, dove possiamo portare questa squadra e possiamo competere anche a massimi livelli dove evidentemente ci sono altre strutture, altre cose?
Beh, questo sicuramente ce lo dirà il campo, io posso metterci solo l'impegno e il lavoro, però penso che questo gruppo abbia un grande potenziale, penso che sicuramente ci saranno delle atlete che dovranno integrare questo gruppo, certo. Ma lo sanno benissimo anche le ragazze e penso che, ho detto, poi è il campo che darà le proprie decisioni, ma conoscendo il presidente Raffaele Pippola, io penso che lui farà una squadra competitiva, perché non penso che si accontenti solo di fare un campionato alla salvezza. Io penso che lui voglia costruire proprio un progetto solido, stabile. Penso che lui voglia incarnare quello che sarà poi il calcio femminile qui al Centro Sud, e quindi io penso che con il lavoro e la programmazione sicuramente questa squadra potrà fare tanto. Quanto ti è mancato il pubblico per caso Covid? Anche se tu saprai sicuramente che Pomiano ha seguito tantissimo il calcio femminile, i social la domenica impazzivano per i vostri risultati. Beh, io penso, ti racconto un aneddoto, io sono stata una giocatrice, sono stata un'allenatrice, certo, di altre squadre, certo, e sinceramente quando si veniva a Napoli avevamo sempre una grande paura, perché sapevamo che il pubblico era molto molto caloroso e a me è mancato tanto. Io penso che questo traguardo noi l'avremmo potuto anche raggiungere molto prima se avessimo avuto il supporto del pubblico, quindi il 12° uomo in campo. Dal prossimo anno, se ci faranno venire al campo, penso che ci saremo tutto esaurito al campo. Lo speriamo. L'ultima domanda è: tu hai fatto parte tante volte anche della nazionale, no? Calcio. C'è qualche atleta, senza che ti chiedo il nome, che magari l'anno prossimo di Pomigliano potrebbe ambire anche ad entrare nel circolo della nazionale? Ma secondo me sì, con il giusto lavoro c'è, abbiamo del potenziale. E l'ho detto anche al presidente, questo sarà un altro mio obiettivo. Cercherò proprio di lavorare anche per queste ragazze che sicuramente meriteranno, non dico, ma almeno un esordio nazionale. Dovremo lavorare per quello, per portare la città di Pomigliano anche in maglia azzurra. Senti, ma è vero che quando sei arrivata hai detto al presidente: io non mi accontento di fare l'ultima parte di stagione perché l'anno prossimo voglio annerare in Serie A? Sì, io ormai manco dalla Serie A da 6 anni, ho vinto il mio ultimo scudetto da allenatrice alla Torres. Me lo volevo conquistare sul campo e devo dire grazie alle ragazze, sì, è stato proprio così. Io 3 mesi non volevo rimanere qui a Pomigliano, ma volevo farmi la Serie A. Va bene, mister, io ti ringrazio e ci vedremo sperando la domenica nell'anno prossimo, anche se ci sono ancora 2-3 partite, no? Tre ancora partite. Possiamo ancora vincere il nostro campionato? Dobbiamo, come sei troppo forte. Allora. Allora, siamo con Gaia Apicella, che è il capitano della squadra di Pomigliano Calcio Femminile, che ha appena raggiunto un obiettivo importante. Ecco, Gaia, com'è stata quest'annata e soprattutto questo risultato? Insomma, ve lo aspettavate? È stata un'annata strepitosa, condita da tantissime gioie, anche perché inizialmente forse tutto quello che è successo è un po' inaspettato, possiamo dire. Ci speravamo, però non era scontato, perché comunque ci sono realtà blasonate all'interno del campionato di Serie B, squadre comunque come il Tavagnacco, retrocesse, squadre con una certa importanza, una certa fama a livello femminile, quindi inizialmente forse ambivamo a qualcosa di più tranquillo, ma ci siamo ritrovate lì in alto, quindi poi abbiamo iniziato a crederci. Gaia, quanto è stato importante il cambio dell'allenatore a metà percorso? Ma diciamo che avevamo bisogno di una spinta, di cambiare qualcosa, forse perché venivamo da qualche risultato non ottimale e era importante cambiare. La società è stata, secondo me, perfetta nel mantenere la calma e prendere la decisione migliore che potessero prendere, perché hanno preso un mister veramente che ci ha dato a tutte noi qualcosa in più. E il capitano che cosa ha dato alla squadra? Anche come collante, perché so che insomma tra di voi c'è proprio una sorta di... Sì, noi il gruppo veramente quest'anno è stato fondamentale. Sembra veramente una frase banale, ma è stata veramente la nostra forza. Quello che ho potuto fare io insieme al gruppo tra virgolette storico è stato quello di fare appunto da collante tra noi e le tante ragazze che sono arrivate nuove, soprattutto
comunque quasi tutte che venivano da fuori, farle immergere al 100% nella realtà pugliano. E adesso incontreremo l'Inter, il Milan, la Juventus e loro incontreranno il Pomigliano. Sì. Dovremmo avere più paura noi o più paura loro, visto che siete veramente fortissimi? Ah, diciamo che noi sicuramente non potremo sottovalutarle. Forse quello che potrà succedere è che inizialmente qualcuno ci sottovaluterà, quindi forse possiamo cogliere questo lato positivo per noi e per tutta la città di Pomigliano. Sarà sicuramente un grande vanto. Speriamo che l'anno prossimo possiamo venire allo stadio. Speriamo, perché quest'anno è stata forse l'unica cosa che ci ha fatto veramente dispiacere, perché un campionato così non festeggiarlo con i tifosi è veramente un peccato. Però come sai, sui social impazzava. Vabbè, già con le nostre dirette migliaia e migliaia di visualizzazioni. Va bene, allora io a te faccio i complimenti per tutta la squadra, ovviamente, e ti posso assicurare che tutta Pomigliano è con voi e che l'anno prossimo, Covid permettendo, ci vedremo. Tribune gremite. Assolutamente sì, con il dodicesimo donna o uomo in campo. Esatto. Va bene, grazie mille Gaia. Capitano del calcio femminile appena promosso in Serie A. Grazie a te, Gaia. Grazie a te.